Stasera volevo fare un discorso breve perché non c'è molto tempo a disposizione e ho scelto uno shloka dello Srimad Bhagavatam. Alzi la mano chi non conosce questa scrittura, lo Srimad Bhagavatam, o almeno per sentito dire. Chi non la conosce? Tu non lo conosci lo Srimad Bhagavatam? Non l'hai mai letto? Ne hai sentito parlare comunque? Ok, perfetto. Allora, lo Srimad Bhagavatam è un testo particolarmente importante nella letteratura vedica. I Veda sono paragonati a un albero dei desideri, poiché ogni tipo di conoscenza, di sapere e di cibo umano è disponibile all'interno dei Veda. Però i maestri hanno spiegato che all'interno della letteratura dei Veda o nell'albero, in questo albero dei desideri che è rappresentato dalla letteratura dei Veda, c'è una scrittura particolare che è considerato il frutto maturo dell'albero della conoscenza vedica. Quindi all'unanimità i saggi si sono espressi nel fatto che lo Srimad Bhagavatam è il testo più importante all'interno della tradizione indiana. E c'è in modo particolare un grande maestro della tradizione, si chiamava Jiva Goswami. Scusate, sono un po' tecnico, ma giusto per darvi un orizzonte di senso riguardo alla spiegazione che andrò a darvi. Jiva Goswami, che ha scritto 7 volumi chiamati Satsandarbha, nei quali spiega appunto l'importanza dello Srimad Bhagavatam rispetto a tutti gli altri testi vedici. Spende 7 interi volumi per spiegare questo. E stasera mi riferirò al primo canto dello Srimad Bhagavatam, proprio il primo volume, che è intitolato Le divinità al servizio di devozione. E qui c'è proprio un'introduzione, un esordio a quello che è la scrittura. E si glorifica appunto l'importanza di questo testo. Allora, vi leggo il sanscrito, che recita: Savai pumsam paro dharmo, yato bhakti radokshaje, ahai tu kia pratyahata, yayatma suprasidati. Volete ripetere com'è il sanscrito e l'italiano? Facciamo una lettura all'unisono. Saha, quella, vai, certamente, pumsam, degli uomini, paraha, suprema, dharma, occupazione, yataha, per la quale, bhakti, servizio di devozione, adokshaje, alla trascendenza, ahai tu chi, incondizionato, apratihata, ininterrotto, yaya, col quale, atma, il sé, suprasidati, pienamente soddisfatto. L'occupazione suprema dharma per l'uomo è quella che conduce al servizio d'amore e devozione al Signore trascendentale. Questo servizio di devozione deve essere ininterrotto e incondizionato per soddisfare completamente l'anima. Spiegazione. In questo verso, Srila Suta Goswami risponde alla prima domanda dei saggi di Naimisharanya. Essi lo avevano pregato di riassumere l'insieme delle scritture rivelate e presentarne l'essenza in modo che le anime cadute, cioè gli uomini in generale, potessero comprenderla facilmente. I Veda prescrivono 2 modi di agire. L'uno inferiore, detto, qualcuno conosce questo termine sanscrito, forse vi chiedo troppo, quelli che già frequentano da più anni. Pravritti Marga, mai sentito parlare? Mai? L'uno è Pravritti Marga, o via della soddisfazione dei sensi,
e l'altro superiore, detto Nivritti Marga, o via della rinuncia. Quindi la via del piacere e la via del distacco, questi due percorsi. L'esistenza materiale rappresenta una condizione patologica, poiché l'essere vivente è fatto per la vita materiale. Nessuno dice niente. Poiché l'essere vivente è fatto per la vita spirituale, detta Brahma Bhuta, piena di eternità, conoscenza e felicità. L'esistenza materiale invece è temporanea, illusoria e piena di sofferenza. È un commento forte questo, non è vero? Non c'è felicità, ma soltanto il vano sforzo di sfuggire alla sofferenza. Ciò che si chiama felicità non è che un'interruzione momentanea della sofferenza, come uno che ha le scarpe strette, se le è tenute tutto il giorno, alla sera se le toglie, un sollievo, oppure quando c'è un mal di denti che vi tormenta da giorni, magari vi passa e vi sembra di essere al settimo cielo, ma non è quel momento lì che state sperimentando, non è una vera e propria gioia, è un sollievo, è una, come si dice, una terminazione temporanea della sofferenza. Perciò la via del godimento materiale, temporanea, miserabile e illusoria, è inferiore. Invece la via del servizio di devozione al Signore Supremo conduce alla vita eterna, piena di conoscenza e felicità. Bravi. Ed è quindi la via superiore, la via dell'occupazione suprema. Succede talvolta che in questa occupazione suprema si inseriscano elementi di ordine inferiore che la contaminano. Per esempio, se si adotta il servizio di devozione per trarne benefici materiali, si crea certamente un ostacolo allo sviluppo della rinuncia. Però questo è anche fisiologico, perché quando uno inizia a intraprendere il cammino spirituale, cioè non è che la purezza è, diciamo, lo stadio di partenza, è sempre la meta, l'obiettivo, no? Che ognuno di noi si prefigge. Quindi giungiamo alla vita spirituale con tutto il nostro bagaglio karmico, i nostri condizionamenti, i nostri difetti e via dicendo. La rinuncia e l'abnegazione per il beneficio ultimo è senza dubbio superiore ai piaceri che offre la morbosa condizione materiale. Quindi anche nella rinuncia c'è un piacere. Infatti un altro termine per riferirsi alla rinuncia è tapas, che vuol dire anche calore, tepore. Tapas, tepore, molto simile. Quindi vuol dire che nel praticare la rinuncia collegata alla vita spirituale, uno sperimenta già dall'inizio una soddisfazione, una gioia, un appagamento. Già dall'inizio la sperimenta. I piaceri materiali non fanno altro che aggravare la malattia, protraendone la durata. È necessario dunque che il servizio di devozione al Signore sia puro, cioè libero dal desiderio di godimento materiale. Questo è appunto l'obiettivo finale. Ognuno dovrebbe intraprendere la via superiore, quella del puro servizio di devozione, libero da ogni desiderio futile, da ogni azione interessata, da ogni speculazione intellettuale. Solo così troverà l'eterna soddisfazione. Abbiamo scelto di tradurre il termine Dharma con occupazione, perché la sua radice indica ciò che sostiene la nostra esistenza. Sostegno dell'esistenza è il coordinamento delle attività dell'essere secondo la relazione eterna che lo unisce al Signore Supremo Sri Krishna. Krishna è il centro intorno a cui gravitano tutti gli esseri viventi. È il centro proprio, il fulcro. Tra tutti gli esseri, tra tutte le forme eterne, egli è l'infinitamente affascinante. Ogni essere possiede una forma eterna sul piano spirituale, e Krishna è per tutti l'eterno oggetto di attrazione. Krishna è il tutto completo e ogni cosa è parte integrante della sua persona. La parte serve il tutto e il tutto ne accetta il servizio.
Quindi noi siamo servitori, siamo goduti da Dio, non siamo noi goditori. Bokta è un nome di Dio, significa colui che beneficia, e Bogia colui che è goduto. Questa è la relazione che unisce ogni essere a Krishna, una relazione trascendentale, completamente diversa da tutte quelle che conosciamo sul piano materiale. Questa unione attraverso il servizio costituisce la forma di relazione più soave e più profonda a livello spirituale, come si realizza progredendo sul sentiero della devozione. Anche nello stato condizionato dell'esistenza materiale, tutti dovrebbero impegnarsi nel trascendentale servizio d'amore al Signore per trovare a poco il vero senso della vita e la piena soddisfazione. Rileggo di nuovo il verso. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshaje ahaitukya pratiha ta yayatma suprasidati. Volete ripetere con me? L'occupazione suprema, dharma, per l'uomo è quella che conduce al servizio d'amore e devozione al Signore trascendentale. Questo servizio di devozione deve essere ininterrotto e incondizionato per soddisfare completamente l'anima. Oma Gyana Timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshuru Meritam Yena Tasmae Shri Gulave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei rispettosi omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Chatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora, in questo versetto che andremo a spiegare adesso, a cui andremo a dare il significato, il vero significato, secondo i maestri, si parla della perfezione della religione. Qui viene usato il termine dharma. Non solo dharma, ma viene usato il termine paradharma. Para vuol dire superiore e dharma, religione. Però il termine dharma ha un serbatoio di significato molto di significati molto vasto. Quindi si può tradurre con religione, con occupazione, con costituzione, rettitudine, anche ritam. Sì, però si può applicare anche al termine dharma. Ci sono diversi termini all'interno di questa parola. La perfezione della religione. E un altro termine per riferirsi a dharma, paradharma, qui si dice paradharma, dharma superiore, è anche sanatana dharma. Sanatana dharma vuol dire il dovere eterno, o anche shasvata dharma. Shasvata vuol dire imperituro, cioè qual è il nostro dovere imperituro? E kantika dharma, insomma ci sono diverse parole per riferirsi che vanno collegate al termine dharma. E kantika vuol dire l'uno, non inteso come che c'è un'unica religione, no? Che qualcuno ha il monopolio del divino, cioè la mia via è quella perfetta. Non in quel senso, ma che la religione è una per tutti quanti. Si può manifestare in maniere diverse, in accordo a tempo, luogo e circostanze, però nell'essenza tutte le religioni autentiche, rivelate, portano lo stesso messaggio. E questo sarebbe il termine adatto per riferirsi alla concezione religiosa degli Hindu, dell'India.
Se voi guardate all'interno dei Veda, non troverete una volta la parola induismo, non esiste. Induismo è un termine, forse questo concetto l'avete già sentito, che è stato dato dai persiani a tutti gli abitanti della zona che si trovava oltre il fiume Sindhu. E loro, per difetto di pronuncia, pronunciavano Hindu. Quindi tutti i popoli che vivevano nell'area gangetica, nel Brahmaputra, nella Sarasvati, tutta quella zona venivano definiti, tutti i loro sistemi sociali e religiosi venivano definiti come Hindu. Però, diciamo, se dobbiamo dare una definizione proprio sintetica della cultura degli indiani, è il Sanatana Dharma, l'eterna via naturale, l'eterna occupazione di ogni essere vivente, che è quella di essere eterni servitori del divino e di essere collegati a lui da una relazione d'affetto e di amore. Il nostro maestro spirituale Bhaktivedanta Swami Prabhupada spiegava il termine Dharma con degli esempi molto semplici per far capire proprio in maniera veloce la profondità di questi termini. E diceva: il Dharma dello zucchero è quello di dolcificare, questa è la sua occupazione. Quello del sale è quella di salare, e quella del ghiaccio di essere solido. Se si sciogliesse sarebbe acqua, quindi la sua costituzione cambia. Così lui diceva che il Dharma dell'anima, degli esseri incarnati in questo mondo, il Dharma eterno, è quello di essere eterni servitori di Dio. E su questa base possiamo costruire un'unità reale. Poiché siamo tutti esseri spirituali, tutti legati a Dio, a una relazione d'amore. Infatti, alla fine del commento, il maestro dice che Dio è il fulcro dell'esistenza di tutti quanti, no? Tutti gravitano intorno a Lui. E questa è una verità incontrovertibile che si trova sia nel Vaishnavismo, cioè la religione che, o il sentiero spirituale che noi pratichiamo, sia nel cristianesimo, nell'islam, in tutte le correnti religiose autentiche. Quindi Sutta Goswami, in questo shloka, in maniera concisa spiega che cos'è Savai Pumsam Paro Dharmo, che cos'è l'occupazione suprema per l'essere vivente. Yato Bhaktir Adokshaje è quella di offrire devozione e servizio ad Adokshaja. Questo è un termine interessante. Adokshaja è un nome di Dio e significa colui che si trova al di là della percezione sensoriale. Akshaja vuol dire anche occhio, però per esteso si riferisce a tutto il set sensoriale, poiché attraverso i sensi, i nostri sensi limitati, quindi la nostra vista, udito, eccetera, che hanno un range molto limitato, non possiamo capire Adokshaja, che è al di là della nostra portata. Certo, c'è un metodo per sviluppare la dikara, la qualifica, per poter percepire il divino in ogni momento della nostra vita. È più un processo attraverso il quale Dio si rivela, se non quello del praticante che consiste nel sforzarsi di cogliere la sua presenza. Ovviamente anche il praticante deve mettercela tutta, però anche quello non è sufficiente. E ci vuole anche una conoscenza molto solida che riguarda il Supremo. Infatti noi abbiamo diversi volumi che trattano e spiegano la scienza del sé, della realizzazione spirituale, e la scienza che ci aiuta, ci porta a comprendere Dio. Per sviluppare qualsiasi abilità, qualsiasi scienza, bisogna studiare anche per anni. Per diventare un medico, per diventare un ingegnere, no, bisogna fare percorsi di studio lunghissimi, anni e anni e anni, specializzazioni, pratiche sul campo e così via. Che dire della scienza spirituale, che secondo i maestri è l'ottenimento più alto che l'essere umano può raggiungere. Quindi uno si deve qualificare. Bhaktivedanta Swami faceva l'esempio: se voi aprite il cofano di una macchina che ha subito un guasto e voi guardate il motore, non ne capite niente. Però se magari c'è un ingegnere, un meccanico esperto,
Lui non vede solo cavi, fili, pistoni, no, tu, cannule di acciaio, eccetera. Ha una visione più profonda perché è stato educato a vedere in maniera profonda, in maniera clinica. Lui vede in modo diverso. Così anche il saggio vede l'esistenza, vede il mondo con occhi diversi, perché ha la conoscenza. Infatti i Veda vengono definiti Shastra Chakshus. Vuol dire gli occhiali attraverso i quali noi possiamo vedere e cogliere la presenza del Divino. E questi occhiali sono le scritture e gli insegnamenti dei saggi. Se noi li applichiamo, è come che fossimo ciechi, ci mettessimo degli occhiali e queste lenti ci fanno vedere le cose nitidamente. Così gli insegnamenti delle scritture e dei saggi ci permettono di cogliere la presenza del Supremo. Qui è molto interessante perché ci sono dei saggi che si sono riuniti 5.000 anni fa in una zona del nord India che si chiama la foresta di Naimisharanya per compiere dei sacrifici sacri per contrastare l'era entrante, che è l'era in cui stiamo vivendo adesso, che è il Kali Yuga. Conoscete tutti la cosmogonia vedica? Parla di il tempo è ciclico, no? Giusto? È un tempo che ritorna, come le stagioni. Esistono quattro cicli di quattro ere. Vediamo se qualcuno di voi se li ricorda, iniziando dal primo. Satya Yuga? Come? Treta Yuga? Dvapara Yuga? E Kali Yuga. Sono come la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. E poi, finito il Kali Yuga, di nuovo c'è un pralaya, un riassorbimento parziale o totale della creazione, e poi viene rimanifestata, si riparte di nuovo dalla prima era, che è il Satya Yuga. Qui ci troviamo a cavallo tra la terza era e la quarta era, l'era attuale. E questi saggi, prevedendo l'entrata di quest'era qui, che è un'era in cui la gente non ha grandi interessi per la vita spirituale, in cui la gente vive poco, ha poche capacità sia mnemoniche che intellettuali, eccetera, per poter capire argomenti spirituali e così via, allora loro, per cercare di contrattaccare quest'era, cioè la loro intenzione era: dobbiamo opporci a quest'era entrante, no? Dobbiamo fare in modo che non inizi questo Kali Yuga, dobbiamo creare un'atmosfera tale da rendere tutto di buon auspicio e quindi fermare l'avanzata del Kali Yuga. E quindi si misero a compiere dei sacrifici del fuoco, quei grandi sacrifici vedici che vengono elogiati per esempio nelle Samhita vediche, nelle Brahmana, in grandi testi antichissimi, dove i Brahmana gettavano oblazioni di burro nel fuoco e compivano praticamente dei riti magici e facevano cose straordinarie in questi fuochi. Però il risultato di questo sacrificio fu che avevano le facce annerite di fumo. In poche parole, il sacrificio non stava avendo successo. E allora a quel punto lì avevano capito che quel metodo lì non era più adatto per quel periodo storico, per quel frangente. E in quel momento arrivò un grande saggio che si chiama Sutta Goswami, che è il narratore dello Srimad Bhagavatam, che ha presentato un metodo che è basato sull'ascolto e la recitazione. Shri Vishnu Shravane Parikshit Abhavad Vayasaki Kirtane. È basato sul Shravanam, sull'ascolto, e Kirtanam, sulla recitazione. Quindi è un metodo di yoga molto molto semplice, molto facile da praticare. Non c'è bisogno di grandi risorse anche fisiche, di essere contorsionisti, eccetera. Semplicemente dedicandosi alla vibrazione di questi suoni e all'ascolto si può ottenere alla perfezione. Infatti Sutta Goswami narra la storia di due grandi personalità all'interno di tutta l'opera, dello Srimad Bhagavatam, che è costituita da 16.108 versi, proprio un'opera veramente poderosa, in cui si parla di un re che sta per morire. Questo re era stato maledetto da un ragazzo brahmana,
da un ragazzino brahmana che aveva molti poteri, a morire morso da un serpente nell'arco di 7 giorni. Parikshit Maharaj era un re così saggio, e i maestri spiegano, era così potente, che lui poteva contrattaccare questa maledizione, poteva nullificarla, ma non lo fece. Era molto giovane, vide questo come un volere del destino, della provvidenza, e si preparò a incontrare questa prova, questo esame finale che tutti noi dovremmo affrontare prima o poi. E lo Srimad Bhagavatam ci prepara proprio all'esame finale, che è l'esame in cui dovremmo uscire da questo involucro carnale, in cui se ne dovremmo andare. Maharaj Parikshit si trovava in una battuta di caccia, era andato una battuta di caccia, stava rientrando ed era molto molto assettato, molto stanco, era sfinito e aveva bisogno di bere a tutti i costi. Quando a un certo punto entrò nell'eremo di questo saggio e gli chiese se per cortesia poteva dargli una brocca d'acqua, se poteva dargli qualcosa da bere. Però il saggio era in samadhi, era proprio assorto nel suo sé profondo, il suo io esterno era assorto nell'io spirituale, quello eterno, e quindi non si accorse neanche della presenza di questo re. Il re, insomma, è una persona molto importante, quindi so se il Presidente della Repubblica entrasse a casa nostra, cosa faremo? Saremo colti da timore e venerazione, cercheremo in tutti i modi di dargli piacere, di offrirgli un bicchiere d'acqua, eccetera. Non si accorse di Maharaj Parikshit. E Maharaj Parikshit fu preso in un momento di stanchezza, di debolezza. Lui era un grande devoto, un grande spiritualista, però fu colto da collera. Quando si è molto stanchi, si è sfiniti, allora molto spesso esce anche la parte peggiore di noi stessi, o esce qualche nostro condizionamento. Per cui alle volte poi magari dopo un po' di tempo ci pentiamo, no? Di esserci comportati così. E allora cosa fece? C'era una serpente morto fuori dall'eremo, lui prese con l'arco e glielo avvolse intorno al collo. Ebbe questo gesto di stizza, no? Di un po' di rabbia, e poi prese e se ne andò via. In quel momento lì Sringhi era il figlio di questo brahmana, un ragazzino, vide attraverso la sua televisione interiore, potevano comunicare attraverso dei poteri sovrannaturali, vide quello che avvenne a casa di suo padre, fu preso anche lui da una grande rabbia e si mise a piangere in modo molto nervoso e disse: come si è permesso questo mascalzone di trattare così mio padre? E maledì Maharaj Parikshit in un momento di impeto, di collera e di immaturità, perché era un ragazzino e non poteva comprendere veramente la situazione. Allora Maharaj Parikshit cosa fece? Come dicevo prima, accettò questa maledizione e andò in un luogo santo che è lungo le rive del fiume Yamuna per prepararsi ad affrontare questo momento finale, momento della morte. In tutto l'universo si sparse questa informazione che re era stato maledetto, si preparava per morire, e quindi nel luogo in cui lui era andato per meditare arrivarono saggi da tutto il pianeta Terra, ma anche dagli altri universi, grandi grandi personalità, e lui iniziò a fare domande, a fargli delle domande e a dirgli: qual è la cosa migliore da fare in questo momento per prepararmi all'esame finale? Gli diedero vari tipi di risposte, però lui non era soddisfatto di queste risposte qui. Non era, perché lui era un devoto di Krishna. In quel momento lì arrivò il saggio fra i saggi, che era Shukadeva Goswami, e iniziò a istruirlo e gli disse: Tasmad Bharata Sarvatma, cito il sanscrito è una lingua molto purificante, molto terapeutica, disse: Tasmad Bharata Sarvatma, Bhagavan Isvaro Hari,
Srota Vyas Kirtita Vyascha Smarta Vyascha Ichata Abhayam. Gli disse: mio caro re, se tu desideri liberarti da Abhaya, da Bhaya, dalla paura, e diventare Abhayam, diceva Srota Vyas Kirtita Vyascha, devi ascoltare ciò che riguarda Krishna. Infatti Parikshit Maharaj fu un esempio concreto di colui che raggiunse la perfezione solo ascoltando i passatempi del Signore. Per una settimana e si dimenticò addirittura di mangiare. E Shukadeva Goswami era già perfetto, ma raggiunse un'ulteriore perfezione recitandogli questi meravigliosi passatempi che si trovano nello Srimad Bhagavatam, che tra l'altro contiene una tecnica letteraria straordinaria, si chiama metacognizione, che gli studiosi moderni hanno scoperto abbastanza di recente, loro già la conoscevano. In poche parole c'è Vyasadeva, che è l'autore del Bhagavad Purana, che narra di questi saggi, quindi Sutta Goswami e i saggi di Naimisharanya. Sutta Goswami narra i saggi di Naimisharanya, il Bhagavad Purana, e appunto narra di Shukadeva Goswami che narra Maharaj Parikshit, e poi all'interno della loro conversazione ci sono ulteriori storie. Quindi sono storie nelle storie, nelle storie e così via, che vanno avanti all'interno dello Srimad Bhagavatam. Quindi è un'opera veramente pazzesca, veramente straordinaria. Quindi Sanatana Dharma è la vera religione dell'India. Vi ho dato un po' un contesto in cui lo Srimad Bhagavatam è stato spiegato. Quindi esistono due tipi di Dharma. L'uno è Sanatana Dharma, il nostro dovere eterno, che è uguale per tutti gli esseri viventi. Quindi a quel livello lì c'è la vera eguaglianza. Nella società moderna si vuole creare un'uguaglianza artificiale, ma non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Ognuno, il mondo è bello perché è vario, no? La varietà è la madre del piacere. Ognuno di noi ha dei talenti, ha una personalità, ha, diciamo, una collocazione all'interno di questo palcoscenico della vita, come lo definiva Shakespeare. Ognuno di noi ha un ruolo, ha una parte, gioca una parte. Non si tratta che uno è superiore all'altro e l'altro inferiore. Siamo tutti uguali dal punto di vista spirituale. Certo, quello è, diciamo, un livello che a cui si deve accedere, che si deve realizzare. E tra l'altro esiste un altro dharma, che è un dharma contingente, un dharma temporaneo, che è inerente al corpo fisico, che è lo swadharma. Swa è come in italiano, suo. Vuol dire il dharma materiale, la nostra occupazione materiale. Ognuno di noi ha una natura psicofisica, ha delle tendenze, delle attitudini, eccetera. Perfino nella Costituzione italiana si parla dello swadharma. La Costituzione italiana, i padri costituenti erano veramente persone straordinarie. Una volta la stavo leggendo e si diceva che lo Stato deve supportare o sostenere i cittadini a realizzare la loro piena personalità. Sappiamo che questo non succede, no? Però è scritto nella Costituzione. Uno dei padri costituenti, un certo Dossetti, non so se ne avete mai sentito parlare, era un monaco. Quindi molti dei principi e dei valori che sono stati presi dalla Costituzione italiana venivano da sorgenti religiose, da sorgenti spirituali. Infatti si dice che la Costituzione italiana è una delle più belle del mondo, proprio in assoluto. E lo Svadharma consiste nell'agire in base alla nostra natura psicofisica, e quindi essendo soddisfatti di quello che facciamo, siamo più sostenuti nel percorso spirituale. Certo, uno non è che si deve fermare lì. Cioè, sono contento delle cose materiali che faccio, è finita lì. No, il frutto di quello che fa, o diciamo l'azione anche, deve sempre essere collegata al divino. Quindi o uno offre una parte dei frutti del suo lavoro al divino, oppure ringrazia il Signore alla sera per quello che gli ha dato. Per esempio, uno dei modi, proprio, come si dice, per parlare in termini pratici, di usare la propria natura al servizio di Dio, per esempio, è quando mangiamo, di offrire il cibo, di fare una preghiera, di santificare. La Bhagavad Gita dice Yat karosi, yad asnasi, yad juhosi, tadasi yat, yat tapasi si kaunteya, tat kurusvamadarpanam.
Qualunque cosa voi fate, mangiate, sacrificate, offritela, offritela al divino. E in questo modo l'azione, lo svadharma, il nostro dharma temporaneo, ci porta gradualmente al sanatana dharma, al piano spirituale. Noi potremo anche attraverso le nostre occupazioni materiali raggiungere livelli di perfezione elevatissimi, potremmo diventare anche degli imperatori o dei grandi capitani di industria o dei cantanti di grande fama, eccetera. Però lo Srimad Bhagavatam, alcuni versi più avanti, spiega Shrama Eva Hikevalam, dice Dharma Svanustita Pumsam, Visvasena Kasatoya, Notpadayed Yadiratim Shrama Eva Hikevalam. Se l'essere vivente non sviluppa rati, attrazione per ascoltare ciò che riguarda il divino, tutto quello che fa è Shrama Eva Ikevalam, sono molto lapidari, è una perdita di tempo. Perché? Perché al momento della morte tutto viene vanificato. Narada Muni, che è una delle grandi personalità elogiate all'interno dello Srimad Bhagavata, diceva Tyaktva Sadharmam Charanam Bhujam Harer Bhajana Pakvo Ta Patetta Todiyadi. Dice Tyaktva Sadharmam, dice cosa perde una persona anche se lascia le sue occupazioni materiali per incorrere la sua realizzazione. D'altra parte, cosa guadagna colui che guadagna, che conquista il mondo intero? Gesù diceva che si può guadagnare il mondo intero, però si può perdere la vita eterna. Quindi è un concetto che si trova anche nel cristianesimo. E in questo senso, nella spiegazione, sono stati enunciati due concetti. Vi ricordate in sanscrito che vi avevo chiesto se qualcuno di voi li conosceva? Sono due, vi ricordate? Uno è Nivriti Marga e l'altro è Pravriti Marga. Ora, l'una è la via, Pravriti Marga è la via di cosa? Esatto, Pravriti Marga è via del piacere materiale, invece Nivriti Marga è la via, Anartha Nivriti, della liberazione, ecco, il percorso liberatorio. Spiega questi due percorsi. Nella nostra società attuale non siamo neanche all'interno del Pravriti Marga, perché il Pravriti Marga è un percorso di godimento materiale che una persona compie, però seguendo, diciamo, un percorso enunciato dalle scritture. Quindi questi soggetti vogliono godere di questo mondo, vogliono essere lieti qua, ma per questo si affidano alle scritture, si affidano ai saggi, eccetera, per ottenere, per esempio, nella tradizione vedica, se uno voleva una prole costituita da figli sani, intelligenti, eccetera, si dedicava al culto di un semideo che si chiamava Prajapati. E così otteneva una prole di una certa importanza. Se uno voleva una grande cultura materiale, c'era una dea che adoravano. Non so se vi ricordate qual è, la dea del sapere. Vi ricordate chi è? In India? Sara? Non sa. Sarasvati. Poi Indra. Insomma, ci sono varie Kuvera per ottenere ricchezze e così via. Quindi il Pravriti Marga era costituito da un percorso per cui uno si affidava alle scritture e ai saggi e quindi traeva benefici materiali, però gradualmente si distaccava anche, dopo aver goduto appieno delle gioie di questo mondo e capendo di non essere ancora pienamente soddisfatto. Quindi le scritture erano ingegnerizzate, congegnate in questo modo, che tu seguendole piano piano ottenevi benefici materiali, però piano piano ti distaccavi e accedevi a un livello in cui iniziavi a farti domande. Infatti lo Srimad Bhagavata inizia Jammadi Asyayataha.
No, il Vedanta Sutra inizia con l'aforisma Atato Brahma Jikyasa. Chi sono? Atato. Che cosa faccio in questo mondo? Cosa c'è dopo la morte? Uno inizia a farsi delle domande. No, Atato è adesso? Ho ottenuto tutto quello che ho voluto, però non sono ancora felice, non sono ancora soddisfatto. Come cantavano i Rolling Stones, vi ricordate? Ve la ricordate la canzone? I can get no satisfaction. E sì che loro veramente hanno di grandi gratificoni, lo sono ancora. Donne, droghe, fama, adorazione, eccetera. No? Quindi neanche loro hanno ottenuto. Perché noi alle volte pensiamo, se diventiamo come quel personaggio lì, allora diventiamo molto felici. Invece poi magari osserviamo la vita di queste persone e vediamo che sono frustrate, che non sono contente. No? E quindi nella società moderna non siamo neanche nel pravriti marga, perché le persone non è che, non voglio generalizzare, c'è tanta brava gente, gente di buona volontà, non so, Maestro Prabhupada diceva, most of the people are innocent, diceva la maggior parte delle persone sono innocenti, but they are misled, diceva ma sono sviate da chi? Da scienziati materialisti, psicologi materialisti, politici materialisti e così via. Sono loro, alle volte si fa l'esempio di uno che vuole attraversare l'oceano attaccandosi alla coda di un cane. Cioè possiamo noi attraversare l'oceano attaccandosi, cioè, magari, se è un Terranova potremmo fare qualche centinaio di metri, sapete che sono addestrati per salvare la gente, sono molto forti, ma non è che possiamo attraversare l'oceano Atlantico attaccandoci a un Terranova. Oppure capitani di vascelli di pietra, vengono definite queste personalità materialistiche. E quindi i loro assunti quali sono? La vita viene dalla materia, dopo la morte tutto è finito, sposati, mangia, dormi, che alla fine non c'è più niente. Il nostro maestro Prabhupada parlava spesso dell'incontro che aveva fatto con un professore all'Università di Mosca, professor Kotovsky, e riportava molto spesso questa sua esperienza. E lui le aveva spiegato in maniera molto articolata, straordinaria, geniale, come era lui solito fare, la scienza dell'anima, in accordo, l'atma tattva, in accordo alla letteratura vedica, per sentirsi dire alla fine, mio caro Swamiji, dopo la morte è tutto finito. Bhaktivedanta Swami capì che non c'era questione di continuare ad andare avanti a discutere, lui era stato categorico, quindi come si dice non c'è peggior sordo di cui... E allora lui diceva, grandi grandi personalità sono completamente identificate col corpo. In tutte le sue spiegazioni, i suoi insegnamenti, lui ha continuamente spiegato con esempi, con analogie, con parabole, come noi siamo qualcosa di diverso dal corpo. Però dovuto all'illusione, alla contaminazione materiale, siamo diventati schizofrenici. L'identificazione corporea è una sorta di schizofrenia, anzi è la schizofrenia ontologica originale. La schizofrenia è una malattia per cui uno si identifica con qualcosa che è al di fuori di se stesso. Può essere un oggetto anche, può essere un lampadario, una lampadina, può essere una bicicletta, un vestito. Quindi la sua persona è scissa, la sua personalità è scissa, è divisa. Quindi spiegava un maestro indiano che la prima forma di scissione della personalità è quando noi, come anime pure, siamo caduti in questo mondo materiale e ci siamo identificati con i vari tipi di corpi transitori che abbiamo assunto, eravamo bambini, non lo siamo più, poi siamo cresciuti, siamo diventati ragazzi, quel corpo se n'è andato via, tutti gli atomi che componevano quel corpo se ne sono andati via, sono subentrati altri atomi che hanno costituito un altro corpo, magari un corpo di adulto, se ne andranno via anche quelli e avremo dei corpi di vecchi. La nostra esperienza in questo universo materiale è quella di assumere e dismettere corpi continuamente. Però il saggio capisce che queste sono, come si dice, sono ruoli, è un gioco in maschera, visto che adesso stiamo portando tutti la maschera, quindi abbiamo la maschera nella maschera.
Ma non è difficile capire questo punto. Mi ricordo quando mi sono avvicinato al Movimento per la Coscienza di Krishna, leggevo queste spiegazioni, erano così logiche, direi razionali. Qual è la differenza fra un corpo vivo e un corpo morto? No? Prabhupada diceva spesso, se loro, diciamo, loro dicono che sono scienziati, quindi la scienza comporta l'osservazione, l'ipotesi e la sperimentazione. Quindi se loro fossero scienziati e loro, diciamo, dimostrassero che la vita viene dalla materia, allora sarebbero in grado di introdurre degli elementi chimici tali che sarebbero stati in grado di riportare in vita un corpo morto, ma questo loro non erano in grado di fare, non erano in grado di farlo. Diceva, anche un bambino lo può capire, quando un genitore è morto, no? Il figlio dice, mio padre se n'è andato, come mio padre se n'è andato, ma è ancora là, il suo corpo lì steso, inerte. Perché si dice mio padre se n'è andato? Quindi noi inconsciamente, inconsapevolmente, sappiamo che esiste l'anima, ne siamo consapevoli. Però dovuto, come dicevo prima, ai condizionamenti non riusciamo a coglierne la presenza. Quindi dove è andato? Il corpo è ancora là, quindi vuol dire che c'è qualcosa che se n'è andato via che noi non abbiamo mai conosciuto in realtà. Noi possiamo stare anche tutta una vita con una persona e non conoscerla veramente, conoscerla solo dal punto di vista esterno, dal punto di vista superficiale. Quindi la personalità è molto più grande di quello che appare esternamente. Sapete tutti, Freud aveva fatto l'esempio dell'iceberg, c'è la punta fuori dall'acqua, giusto? Quindi può sembrare che quella è la personalità, però c'è tutto un sommerso che è molto più grande di quello che appare a noi esternamente. Quindi la persona è molto di più di quello che noi percepiamo così con i nostri occhi, le nostre orecchie e così via. Quindi la forma di vita umana ci porta proprio a comprendere che non siamo il corpo, siamo esseri spirituali, siamo Brahman, spirito, e non solo, siamo Sat Chidananda, siamo eterni, pieni di conoscenza e di gioia, di beatitudine. Una metafora che mi ha sempre colpito è quella del cervo muschiato. Il cervo muschiato ha una serie di peletti sotto l'addome dai quali emana un profumo straordinario. E questo cervo corre tutta la vita, scioccamente, per tutta la foresta, cercando questo profumo. Ma dove viene? E non sa che ce l'ha sotto la pancia, ce l'ha nell'addome. Così noi tutta la vita rincorriamo la felicità attraverso il praviti marga, come ho detto prima, rincorriamo la gioia, però ce l'abbiamo dentro di noi. Va solo risvegliata. E come ho detto prima, il metodo che presentiamo, ci fermiamo perché fra poco c'è l'arte, è un metodo molto semplice. Come ho detto prima, il re Parikshit ha raggiunto la perfezione attraverso quale metodo? L'ascolto. Semplicemente ascoltando e ovviamente cercando di mettere in pratica gli insegnamenti dei maestri, piano piano tutte queste cose diventeranno reali, le realizzeremo. E Bhaktivedanta Swami spiega nella Bhagavad Gita, in un commento, nono capitolo, che l'ascolto è come un'iniezione. Più noi ci dedichiamo all'ascolto, più la nostra mente si illumina. Come un'iniezione che dopo un po' ne sentiamo l'effetto. Così più ascoltiamo, più iniettiamo attraverso i nostri padiglioni auricolari questi argomenti e più la nostra mente si espande, si illumina e potremo comprendere queste belle cose che vi ho spiegato fino adesso. Non vi ho lasciato tempo per le domande o per i commenti, sarà per un'altra volta. Grazie della vostra pazienza e di aver ascoltato. Hare Krishna.